In questa prima puntata di Urban Graffiti vedremo Raffo alle prese con un mega murales per un'azienda di trasporti. Puntata dopo puntata lo seguiremo nel corso dei suoi lavori. Conosceremo la sua storia, le tecniche che utilizza e tutto il mondo che c'è dietro la cultura dei graffiti. Preparate spray e mascherine. Questo è Urban Graffiti. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute and just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air. I went to for a cab, and when it came near, the license plate's impression and a dice in the mirror. If anything, I can say that this cab was rare, but I thought, nah, forget it. Yo, home to Bel-Air! Yo, home to Bel-Air! Yo, home to Bel-Air! How I became the prince of a town called Bel-Air. Buongiorno. E questo è l'appuntamento fisso, nel senso che quasi tutti i giorni vengo da Rosario, mio amico Tecnocolor, fornimi di bombolette spray. Questi sono colori a nitro, sono colori particolari, hanno una coprenza molto forte, cioè tipo il giallo copre il nero, quindi è uno dei colori che preferisco di più, è uno dei pochi che ha questo marchio che è la Montana. Spesso sono di zona, quindi anche per 10-15 bombolette alla volta passo e le vengo a prendere. Da notare anche tutti i dettagli, cioè quello che ti spiegavo l'altra volta, che ogni tappino ha uno spruzzo diverso, cioè tipo c'è uno skin, il soft skin di banana, c'è un fat cap che è addirittura direzionale, ti dirige lo spruzzo in base a come ti serve. Poi ci sono i marker che sono per le tag style, se tu vedi bene per strada ogni writer, ogni graffitista mette la firma, no? Quindi a volte per un fatto ingombrante la bomboletta ti porti un marker di questo che si chiama mattone in gergo, è proprio la stessa pittura che c'è all'interno della bomboletta ed ha una resistenza all'acqua incredibile. La traccia viene sempre realizzata con un colore tono su tono, perché comunque tutte le tinte devono essere comunque associate alla colorazione completa del cancello. Stiamo dipingendo su alluminio grezzo, quindi i colori sono nitro per esterni, e questa è una traccia con un colore molto chiaro, con un tappino che si chiama skinny, che è molto sottile. Adesso cambio il tappino, che è anche una cosa molto importante. Questo si chiama Fat Cap, ha uno spruzzo molto più largo e serve precisamente per fare le campiture in modo omogeneo. Adesso iniziamo la colorazione. Io sono Flavia, la figlia del titolare. E visto che papà conduce un'azienda di trasporti, abbiamo pensato di far disegnare un camion con l'Italia. La tecnica è un po' differente rispetto al cemento oppure il muro che in genere faccio nelle camerette per bambini, perché qua la bomboletta, se insisti sulla superficie, tende a colare. E infatti già nella colorazione si vede che si sta qualche secondo con la mano ferma, quello inizia a perdere, quindi si vedranno nettamente le colature. La mano deve essere molto veloce e deve essere molto deciso, quindi i tratti devono essere quelli definitivi. Ogni tratto sarà quello che comunque vedrai alla fine del lavoro. Il tutto verrà racchiuso dai particolari dettagli che verranno fatti comunque con un tappino che si chiama skinny. Adesso vi porto nel posto che mi ha visto crescere come writer, perché anche un graffitista maturo che fa mostre comunque viene da una gavetta che è quella della strada, quello che ti ha fatto crescere, la pratica,
centinaia di graffiti che comunque scegli come posto, essendo che io vengo da una realtà che è la triste grigia periferia di Ponticelli, ti porta a vedere proprio sul posto i miei primi graffiti e come nasce Raffo. Questo è il grigiore di cui ti parlavo, vedi? Ci trovavamo a Ponticelli, nel parco Conocal, precisamente. Sono i muri grigi che mi hanno visto crescere. Ho iniziato i primi graffiti con amici, eravamo una crew. Dopo la scuola, che in quel periodo facevo di studio d'arte, pomeriggio ci armavamo con biancone e bombolette e venivamo a dipingere i muri di Ponticelli, perché poi qua, tra virgolette, eravamo più tranquilli. Inizio un po' a definire i tratti, perché fino adesso erano delle sfumature quasi grezze, quindi per far uscire meglio il disegno, a migliore dei modi, si inizia a ripulire. Questa è la tecnica che comunque metti uno skin, che è un tappino molto sottile, e già vai a dettagliare quasi tutto il graffito. Sto uscendo un po' fuori dai canoni artistici, mi sto un po' rispecchiando nella mia tecnica abituale, quella degli schizzi di pittura. Vanno a racchiudere un po' tutto il dipinto, quasi figurativo. Quindi mi piace proprio irrompere la tecnica e dare comunque la mia impronta anche su un disegno che magari dovrebbe essere un disegno figurativo. Ti sei Raffo? Sì. Bravo. Grazie. Bravissimo. Questo è... l'ho fatto. Sono la moglie del titolare della Eve di Transport e abbiamo pensato di chiamare Raffo per farci decorare questo cancello, e anche perché già lo conoscevamo, ci ha fatto precedenti lavori e come si può vedere è bravissimo, infatti siamo seduti in prima fila proprio per guardare la sua arte. Era un nostro desiderio farlo collaborare a rendere più bella la nostra azienda. Qua adesso ho cambiato il tappino, quindi sto andando già nei dettagli del disegno e si va a creare una sorta di terza dimensione, mettendo degli elementi figurativi in primo piano e tralasciando indietro, quasi in modo sfocato, tutta l'immagine del paesaggio. Quindi da lontano si vedrà un effetto quasi tridimensionale. Una cosa che ci appartiene in modo profondo, proprio detta dal sottoscritto, il Vesuvio, che nell'80% dei miei lavori è rappresentato quasi sempre, anche addirittura nelle camerette ho lanciato questa cosa, che oltre al personaggio della Disney, come sfondo non metto il castello oppure un paesaggio che in genere si trova nei fumetti e nei cartoni animati, ma dipingo il golfo. E in primo piano qua vado a dipingere il Castel dell'Uomo, che è una cosa che mi piace tantissimo anche riprodurla, metterla sempre in tutti i miei soggetti figurativi. Sta venendo benissimo, benissimo. Abbiamo chiamato lui perché l'abbiamo conosciuto tramite un amico e poi è diventato pure famoso, perché ormai è andato pure così che Vales. È un po' triste notare ancora una realtà, perché poi non è, in realtà non è cambiato niente. Io mi appoggiavo tanto alla mia passione, che era quella dei graffiti, quello là che mi ha fatto crescere, mi ha fatto fare tipo un salto di qualità. Però in realtà che ti dà un posto del genere, se non hai uno spunto per fare il salto, perché ti serve tipo una sorta di trampolino, perché ti aiuta a fare il salto da questo grigiore. Io avevo la fortuna di coltivare, di disegnare la mia passione, che era quella del disegno, che la porto già da piccolo. Conoscendo amici adatti, persone che poi in realtà erano ragazzi come me, avevano pure loro la passione di disegnare, abbiamo iniziato questo come gioco. Questi sono i muri che parlano della mia crescita artistica. Raffo ha iniziato qua per poi spostarsi piano piano, fare tipo qualche primo lavoretto, poi ho iniziato a cambiare il supporto, cioè tipo dal muro di cemento ho sperimentato studiando all'Accademia delle Belle Arti, laureandomi in pittura e scenografia.
spostando il supporto che era il cemento, poi ho iniziato a fare qualche tela, qualche pannello che mi è servito a fare comunque una buona risonanza mediatica. Io ho dipinto delle tele molto grosse, le portavo in mezzo a Napoli dove stavano i cortei dei disoccupati, quando si parlava spesso dell'emergenza dei rifiuti a Napoli. Se tu ricordi bene, in quel periodo, sto parlando del 2007-2008, c'era una TV di Sky che fece addirittura un corto su di me che si chiamava Current, e si affascinò molto dal fatto che io dipinsi l'urlo di Munch stilizzato, feci lo stesso urlo che dipinse Edvard Munch, l'ho rifatto uguale, soltanto che alle spalle dell'urlo non gli ho messo il ponte, quello, il famoso ponte in prospettiva, ma gli ho messo il golfo di Napoli. In primo piano ho messo un ordine crescente di sacchetti di immondizie, è stato uno dei quadri che ha fatto il giro del mondo, ripreso dalla stampa mondiale, Il Sole 24 Ore, Repubblica, Il Mattino, tutti i quotidiani lo portavano in prima pagina, l'urlo dei partenopei è stato intitolato, e da là, essendo un po' scugnizzo, ho preso la palla in balzo per avviare questo progetto, che è stato quello che mi ha fatto conoscere un po' ovunque e mi ha portato anche a fare la Biennale di Venezia con Vittorio Sgarbi. Una delle cose importanti che ho fatto, feci anche la Gioconda di Leonardo da Vinci che faceva la raccolta differenziata, quella è stata una cosa molto simpatica che comunque in fondo è servita, perché poi in realtà è stato tutto un circuito meccanico, era un dolore che mi portavo dentro da napoletano, vedere una città che soffriva in mezzo ai rifiuti, a persone e persone che cercavano di infangare questa città. Si parlava solo male sulle prime riviste mondiali, addirittura i giapponesi hanno scritto Napoli è guaiata all'immondizia, che è una cosa tristissima, perché secondo me siamo una delle città più belle del mondo e ce la dobbiamo salvaguardare. La realtà in periferia è sempre più triste, infatti dai colori mi sembra che il cielo ne sa qualcosa, è sempre grigio. E spero che un giorno in mezzo a questo grigiore batti un po' di sole. Alive. Ah, I like that.